Elda Felluga, presidente del Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia. 120 cantine associate in tutto il territorio, in questa magnifica regione, che sposano la stessa filosofia, la valorizzazione di un prodotto meraviglioso come il vino e il territorio di provenienza. Questo binomio importante, curioso, pieno di passione, ha portato oggi il movimento a costituire un'associazione di grande importanza. Grandissimi sono gli eventi, non solo cantine aperte come tutti possono conoscere ormai da anni, in tutta Italia si svolgono l'ultimo weekend del mese di maggio, ma particolari eventi come Spirito di Vino. Siamo al 10° concorso di questa rassegna di vignette che ormai provengono da tutto il mondo. Quest'anno festeggeremo i 10 anni, quindi sicuramente un appuntamento importante. Questa manifestazione nasce per i giovani, per una comunicazione rivolta ai giovani che possono esprimersi attraverso, diciamo, la penna e la matita satirica quello che pensano in effetti del mondo del vino. In tutti questi anni siamo stati accompagnati da grandissimi vignettisti come Forattini, Giannelli, Crancic, Marini, oltre che da grandi giornalisti. E questo appuntamento simpatico e che coinvolge appunto giovani da tutto il mondo avverrà a Udine durante il Friuli DOC a settembre. Grande importanza i vini bianchi, particolarmente attenzione per quello che è il friulano, un vino portabandiera che può essere in effetti una chiave di lettura nuova, un rilancio per tutto il comparto dei grandi vini bianchi del Friuli Venezia Giulia e soprattutto anche una valorizzazione per il territorio, perché non dimentichiamoci che proprio in questi momenti anche di difficoltà il territorio è la grande espressione del nostro patrimonio dell'agroalimentare. E quindi perché no, una bella visita di 2-3 giorni scoprendo attraverso i prodotti del Friuli Venezia Giulia e attraverso questo meraviglioso mondo che è il mondo del vino la nostra storia, la nostra cultura, la nostra bellezza paesaggistica. Invito tutti quindi a Cantine Aperte, a Spirito di Vino, a San Martino in Cantina, a Calici di Stelle e a tutti gli eventi collegati alla nostra associazione. Viva il Movimento Turismo del Vino!